Ciao e benvenuto a questo video. Ti sei mai chiesto se il Doberman è il cane giusto per te? O magari sei semplicemente curioso di scoprire di più su questa straordinaria razza? Oggi voglio parlarti in modo approfondito del Doberman, un cane che ha una storia affascinante, un carattere forte e delle caratteristiche che lo rendono unico. Il Doberman è una razza che colpisce subito per la sua presenza elegante e allo stesso tempo potente. Questo cane nasce come cane da guardia, ma con il tempo si è dimostrato un compagno incredibilmente versatile e affettuoso. A volte viene percepito come una razza aggressiva, ma la realtà è ben diversa. Il Doberman è sì un cane dal carattere deciso, ma è anche estremamente fedele e protettivo verso la sua famiglia. Questa razza ha origini tedesche e prende il nome da Carl Friedrich Louis Doberman, un esattore di tasse che, alla fine del XIX secolo, voleva creare un cane che potesse proteggerlo durante il suo lavoro. Il Doberman fu quindi selezionato per avere forza, coraggio e intelligenza, caratteristiche che lo hanno reso una delle razze preferite per i lavori di polizia e protezione. Ma non lasciarti ingannare dalla sua fama di cane da lavoro. Il Doberman sa essere anche un dolce compagno di vita per chi è in grado di capirlo e rispettarlo. Una delle prime cose che colpisce del Doberman è il suo fisico. È un cane muscoloso, slanciato, con una postura che incute rispetto. I suoi occhi sono vivaci e attenti, sempre pronti a cogliere ogni movimento attorno a lui. E se da un lato è vero che il Doberman può essere un ottimo cane da guardia, dall'altro è altrettanto vero che ha bisogno di amore e attenzioni come qualsiasi altro cane. Il carattere del Doberman è complesso e affascinante. Non è un cane per tutti, ma chi è disposto a dedicargli tempo e a lavorare sulla sua educazione troverà un amico fedele per la vita. È estremamente intelligente e ha bisogno di essere stimolato mentalmente e fisicamente. Se viene lasciato a se stesso senza un'adeguata attività, può sviluppare problemi comportamentali. Tuttavia, con la giusta guida, il Doberman può essere un compagno affettuoso, obbediente e perfino giocherellone. A livello di addestramento, il Doberman eccelle quando viene addestrato con pazienza e coerenza. È una razza molto ricettiva e impara velocemente, ma può anche essere testardo. Questo significa che chiunque voglia un Doberman deve essere preparato a dedicare tempo all'addestramento e alla socializzazione fin da cucciolo. È fondamentale che il Doberman venga esposto a diverse situazioni, persone e animali, così da sviluppare un temperamento equilibrato e sicuro di sé. Molti si chiedono se il Doberman sia un cane adatto a vivere in famiglia, magari con bambini piccoli. La risposta dipende molto da come viene cresciuto. Un Doberman ben socializzato può essere estremamente protettivo e affettuoso nei confronti dei bambini, ma è importante ricordare che è un cane di grande energia e forza, quindi va sempre supervisionato nei giochi con i più piccoli. Inoltre, è essenziale insegnare ai bambini a rispettare il cane, evitando di trattarlo come un giocattolo. Un altro aspetto importante da considerare è l'esercizio fisico. Il Doberman è una razza che ha bisogno di muoversi molto. Se stai pensando di adottare un Doberman, devi essere consapevole che avrai a che fare con un cane che ha bisogno di lunghe passeggiate, corse e attività che lo tengano impegnato. È un cane che ama lavorare, quindi attività come l'obbedienza avanzata, l'agility o il canicross possono essere ottime per lui. In cambio, riceverai un cane che ti sarà devoto e che farà di tutto per renderti felice. Dal punto di vista della salute, il Doberman è generalmente una razza robusta, ma ci sono alcune patologie a cui può essere predisposto. Tra queste, la cardiomiopatia dilatativa è una delle più comuni. Si tratta di una malattia del cuore che può colpire i Doberman in età avanzata. Per questo motivo è importante scegliere allevatori seri e fare regolari controlli veterinari per monitorare la salute del tuo cane. Un altro problema comune nei Doberman è la displasia dell'anca, una condizione che può causare dolore e difficoltà di movimento. Anche in questo caso la prevenzione è fondamentale. Scegliere un cucciolo da un allevatore che faccia i dovuti controlli sanitari sui genitori può ridurre significativamente il rischio di incorrere in problemi di salute. La cura del Doberman è abbastanza semplice.
Nonostante il suo pelo corto, perde una moderata quantità di pelo, quindi è consigliabile spazzolarlo regolarmente per rimuovere i peli morti. Il bagno non deve essere troppo frequente, ma è importante mantenere pulite le orecchie e controllare regolarmente le unghie. Anche l'igiene dentale non deve essere trascurata. Un buon programma di spazzolatura, dei denti o l'uso di masticativi specifici può aiutare a mantenere i denti sani e forti. Se stai pensando di adottare un Doberman, ricorda che questa è una razza che ha bisogno di tempo, pazienza e impegno. Non è un cane che può essere lasciato solo per lunghi periodi senza soffrirne e ha bisogno di un proprietario che sappia gestirlo con fermezza, ma anche con dolcezza. Se riesci a instaurare un buon rapporto con il tuo Doberman, ti troverai accanto un cane che sarà disposto a fare qualsiasi cosa per te. A questo punto, se sei interessato ad approfondire ulteriormente il mondo dei cani e in particolare del Doberman, ti invito a iscriverti al canale. Così facendo, rimarrai aggiornato su tutti i nuovi contenuti e potrai scoprire tante curiosità e consigli utili per migliorare il rapporto con il tuo amico a quattro zampe. Non dimenticare di lasciare un like se questo video ti è stato utile. Il tuo supporto è fondamentale per crescere e continuare a creare contenuti di qualità. Ti ringrazio per essere stato con me in questo viaggio alla scoperta del Doberman e ti aspetto nel prossimo video, dove continueremo a parlare di cani e di come vivere al meglio con loro. A presto!